L'affascinante mondo dei kart storici torna ad essere protagonista questa settimana all'interno del nostro format televisivo Go Kart TV. Presso la pista azzurra di Jesolo è andata in scena la rievocazione della Coppa dei Campioni con l'ASI Go Kart Show, che in questo 2017 ha spento, pensate, le 6 candeline. Io sono sicuro che vorrete saperne di più. Si sta preparando una puntata veramente che ha dell'incredibile. Il mio consiglio è quello di rimanere incollati al televisore, vero Ludovica Pagani? Assolutamente sì, questa è una super puntata, quindi non cambiate assolutamente canale, mi raccomando. Ecco Ludo, gli ospiti che abbiamo qui presenti oggi sono veramente dei super protagonisti di questo ASI Go Kart Show, ma non solo. Vado a presentarli subito. Iniziamo con il salutare il presidente dell'ASI Kart Group, Giorgio Formini, ben ritrovato. Sì, non vorrei poi che fossi poi addirittura ridondante in queste trasmissioni, ma ritengo di essere importante per raccontarvi cosa è successo e per continuare questa bella avventura con te e con TV Kart. Devo solo fare una piccola premessa e ringraziare Jorn Haas che è qui con noi. E tutti sapete che è un riferimento del passato, del presente e del futuro del karting mondiale. Ha accettato l'invito che tu gentilmente gli hai trasmesso e siamo ben contenti. Direi che la puntata è più per lui che forse per quanto possa dire io. Grazie. Ecco Giorgio, ti devo assumere come presentatore perché di solito spetta a me il compito di presentare gli ospiti, ma l'ha fatto Giorgio Formini tra l'altro in maniera impeccabile. E qui con noi, come avete capito, Jorn Haas, benvenuto. Grazie. Tutto bene, Jorn? Tutto bene. Ecco, dovete sapere che Jorn Haas, poi naturalmente nel corso della puntata lo capiremo meglio, ha vinto un campionato del mondo di kart e proprio una Coppa dei Campioni. Tra l'altro nell'85 abbiamo lì la sua coppa, quella vera, che si davano ai campioni dell'epoca. Quindi sicuramente una puntata veramente tutta da seguire. Ludo, sei pronta? Prontissima. Voi tutti pronti? Bene. Allora, Giorgio, entriamo nel vivo di questo ASI Go Kart Show 2017 che è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Vuoi parlarcene? Ti parlo di numeri perché i primi che vengono bene a raccontare sono i 176 mezzi che sono confluiti per questa edizione di ASI Go Kart Show Coppa dei Campioni. Questi naturalmente non sono il numero di piloti perché ogni pilota in genere si partecipa con più di un mezzo. I piloti erano 130, quindi questi sono dei numeri importanti tali che fanno dedurre, e poi l'abbiamo anche sentito in prima persona dai partecipanti, che questa si attesta come la più importante manifestazione di kart storici d'Europa, se non addirittura mondiale. Io avevo detto nella precedente mia intervista prima dell'edizione che avevamo un ospite in arrivo dal Brasile, questo sì. È venuto e con lui abbiamo parlato perché anche loro in Brasile certificano i kart come facciamo noi in Italia tramite ASI, e quindi c'è un accordo di continuare in questa collaborazione per far notare alla FIVA queste attività fatte sia dal club che rappresenta FIVA in Brasile sia dall'ASI che le sta portando avanti da 6 anni. Bene, Jorn, innanzitutto volevo anche dire che sei stato il testimonial sulle locandine di questa edizione. Quali emozioni hai rivissuto in quel di Jesolo a rivedere i kart storici con questa rievocazione della Coppa dei Campioni che ti ha visto per anni super protagonista? Ma diciamo prima di tutto solo di andare a Jesolo, vedere la pista di Jesolo, la mitica pista di Jesolo, la tracciata là che ritengo il migliore tecnicamente al mondo nel passato e anche adesso è così, non c'è qualcosa di meglio. Venendo a Jesolo, vedendo tutti i go-kart vecchi, cioè, più che piacere, da un nel cuore di dare qualcosa di speciale, di particolare, di ricordi i vecchi tempi, vedi della gente che magari per anni non hai visto,
è un revival fantastico. È fantastico, è difficile dire tutto perché cioè, la gara, Coppa di Campione a Jesolo era la gara dell'anno. Certo che c'era il Mondiale, certo che c'erano altre gare, ma la Coppa di Campione a Jesolo era la gara dell'anno. Bjorn, prima di andare a capire il grande campione che sei stato, io vorrei chiederti, secondo te, com'è cambiato il mondo dei kart? Cioè, i go-kart erano più semplici, se vogliamo chiamarla così. C'era meno cose, diciamo, tecnicamente avevi un limite, però forse il pilota valeva di più. Cioè oggi un go-kart oggi è quasi come una macchina formula con elettronica, con computer a bordo, con tanti anni fa era il pilota che lui aveva il suo mezzo, faceva il suo meglio, andava anche a casa per dire è arrivato 10° o 30° quello che è, non arrabbiato, dicendo devo migliorarmi, come faccio? È vero, è vero. Giorgio, abbiamo visto sì tanto spettacolo in pista, ma ASI Go Kart Show come sempre ha voluto organizzare qualcosa di autentico e spettacolare anche a livello collaterale dell'evento. Cosa avete organizzato? Organizziamo ogni anno un trasferimento in laguna con Galeone che ci trasporta per le isole e anche addirittura quest'anno siamo stati in Piazza San Marco a Venezia, e quindi questo sicuramente è qualcosa che interessa i partecipanti, anche perché poi non è da escludere che il successo di questa manifestazione dipenda anche dalla posizione di Jesolo e visti tanti stranieri anche naturalmente quanto è appetibile l'Italia a livello turistico, per cui questi sono elementi da considerare, non è solamente la nostra organizzazione che porta tutti questi partecipanti, ma questi motivi sono sicuramente validi. Quello che è interessante, che è bello, che ripeto sempre, è che i partecipanti più che aver voglia di competere hanno voglia di esibirsi, e questo è importante perché esibiscono la loro bravura a portare il kart su questa pista che Haas dice che è la più tecnica, e sicuramente chi va forte lì va forte dappertutto, ma soprattutto anche esibire i mezzi sui quali loro viaggiano e competono, non competono ma si esibiscono, che ogni anno sono sicuramente sempre più ben tenuti, ben conservati e ben restaurati. Questo è un aspetto positivo perché vuol dire anche che alimenta un indotto che non è indifferente, quindi non è solamente portare il kart che è rimasto in garage per 20 anni, è farlo rivivere esattamente come è stato fabbricato. E quindi possiamo dire che il vostro è un successo che cresce di anno in anno, ed è un segno che i kart storici hanno proprio lasciato il segno. Ma lasciano segno, certo che lo lasciano, ma lo lasciano sugli aspetti che ho appena detto, perché evidentemente il kart a livello agonistico è un'altra cosa. Come diceva prima Jorn, i kart di oggi sono tutt'altra cosa, ma questo non vuol dire che chi viene a Jesolo senza la competizione si trova assolutamente a suo agio e si diverte un sacco. Li vediamo, sono tutti soddisfatti, felici e contenti, e tutti gli anni chiedono al prossimo anno quando dobbiamo trovare, perché hanno sempre questa voglia e soprattutto di tornare per i motivi che ho detto prima. Anche l'Italia, calcoliamola sicuramente, un polo magnetico per tutti questi stranieri che vengono ogni anno. Bene, continueremo a parlare ancora tantissimo di ASI Go Kart Show subito dopo il nostro primo break pubblicitario. Ben ritrovati negli studi televisivi di Sport Italia con questa straordinaria puntata dedicata ai kart storici. In studio con noi Giorgio Forlini e Jorn Ase, il quale adesso gli vorrei fare una domanda un po' intima. Ecco Jorn, tu negli anni d'oro del karting hai combattuto contro i migliori drivers presenti, piloti che poi sono arrivati in Formula 1 e hanno fatto veramente la storia del motorsport. Hai qualche aneddoto particolare da raccontarci, visto che tu hai corso con loro per tanti anni e spesso li hai anche battuti? Ma certo, come dice tu, erano anni di oro dove veramente i piloti che andavano forte
qualcuno è stato fortunato di portarla avanti fino alla Formula, perfino fino alla Formula 1 così. Certo che io che ho vissuto insieme ai grandi nomi come Fullerton, come Senna, come Patrese, come Zanatti, come tanti altri, è stato bellissimo perché di combattere contro piloti validi è sempre più magari prendendo la paga, non è quello delle volte anche viceversa, però di combattere contro gente, piloti a un certo livello fa molto piacere. Ok. Giorgio, abbiamo visto tanto kart sì, ma anche tantissimo divertimento. È forse questo il segreto del vostro successo? Beh, già di per sé stesso il kart è sempre un divertimento. In questi aspetti storici e di revival, come in effetti sono, ancora più divertente, anche perché probabilmente ci si incomincia a divertire quando non si corre dietro al tempo, quando non si corre dietro alla vittoria, ma ci si diverte anche e soprattutto invecchiando, ricordando i vecchi tempi e vedendo dei mezzi che sono stati validissimi e, come dicevo prima, tutti i proprietari ne sono molto orgogliosi, quindi questo è già il divertimento in sé. Poi il resto che succede durante la manifestazione, queste forme di associazionismo che portiamo avanti eccetera, sono ancora qualcosa di più. Bene, abbiamo parlato tanto di divertimento e noi naturalmente di GoKart TV abbiamo raccolto presso il paddock jesolano queste interviste sia ai piloti che ai responsabili di ASI GoKart Show 2017. Un evento unico in Europa, mi dicono che sia diventato il migliore, per cui senz'altro la qualità c'è. Vedere tutta l'Europa e non solo l'Europa rappresentata con la propria produzione di kart, senz'altro è un fiore all'occhiello dell'ASI che ha fortemente voluto, è la sesta edizione, non dimentichiamolo, questo evento. My name is Ronaldo Marquez. I came from Brazil to learn from you guys at the Auto Storico Italiano. How do you do it? And I represent the Brazilian Association of Historical Karts. We're very young, starting, and we have learned a great deal. More than 160 pilots from 8 nations, more than 100 karts. So it's been a marvelous, a wonderful experience. La giornata è andata in modo splendido anche perché la partecipazione è stata di oltre 170 kart. È una manifestazione che è nata prima come manifestazione sportiva nel 72 con la classica Coppa dei Campioni, per poi andare avanti con i kart storici che da 6 o 7 anni vengono a questo raduno internazionale. Ritengo che quest'anno sia stato un successo, come diceva Gorini, perché oltre 170 piloti, francesi, inglesi, tedeschi, olandesi, addirittura dalla Russia sono arrivati e dalla Cecoslovacchia, quindi più di così non potevamo sperare niente. Il tempo è stato a nostro vantaggio, non c'è stato nessun incidente, quindi direi che è andato tutto benissimo. C'è da ricordare che quest'anno sono volati qui a Jesolo dal Brasile due rappresentanti del car storico brasiliano, Ronaldo Marquez e il signor Barbarisi, perché vogliono prendere anche spunto da quello che è il kart storico italiano ed europeo per avere dei regolamenti fatti in collaborazione tra le varie nazioni. Quindi praticamente abbiamo varcato anche l'oceano. Buongiorno, sono Marco Calzavara, sono figlio di Mario Calzavara, il proprietario che purtroppo mio padre è mancato 6 anni fa, ma è colui che ha costruito e ci ha creduto a questo circuito, a questa pista nel lontano 1965. La pista è una delle più tecniche piste che abbiamo in Italia sicuramente. Oggi volevo ringraziare tutti i piloti che hanno partecipato a questo evento e a tutti gli accompagnatori, a tutte le numerose persone che sono venute. Speriamo che anche nei prossimi anni si possa implementare il numero dei piloti e di far sì che questa pista possa continuare per gli anni nel
con tutto questo entourage. Jordan, andiamo a parlare delle tue vittorie. Un campionato mondiale e una Coppa dei Campioni nell'84 e nell'85. Possiamo quindi affermare che sei stato uno dei più grandi piloti di tutto il tempo. Quello non lo so, sarà altre dicitra di dire così, però diciamo che ho avuto dei anni veramente buoni, ma più che buoni, bellissimi, quando il go-kart era forse al top la crema della crema, cioè, si andava in tutto il mondo tra Coppe di Campione mondiali e Gran Premi di Hong Kong, Giappone, Australia, America. Erano tempi bellissimi, mi ricordo con molto piacere. Ecco, Jorn, ci dicevi prima nei camerini che tu, quando vincevi o comunque quando correvi per delle case, ti pagavano fior fior di soldi, sia per le vittorie ma anche per correre per una scuderia. Oggi non è più così. Prima un pilota era anche spinto di più, forse dall'agonismo, anche perché c'erano dei quattrini in ballo. Oggi bisogna spendere tanti soldi per correre. Alla tua epoca, piloti naturalmente che andavano forte come te erano gettonati in tutti i sensi. Sì, è vero, cioè, diciamo che giravano i soldi sia come per i piloti ufficiali, sia come gara con i montepremi abbastanza alti così. In una gara mi hai detto che hai vinto 30.000 dollari. $30.000. Io andavo spesso, volentieri, ogni anno al Gran Premio, credo, al Gran Premio di Hong Kong, perché c'erano sto $30.000. Giorgio, dovevamo andare anche noi. Sì, no, io non li ho mai vinti. Poi bisognava anche vincerli. Certo. Sì, certo, va bene, è successo più di una volta. Però diciamo Hong Kong, Giappone. Anche in Giappone si vinceva bene, tanti soldi, e poi ero così fortunato che dove correvo ho sempre ottenuto un contratto che oltre un buon ingaggio, oltre premi, facendo le gare, dopo ogni gara il materiale che usavo rimaneva mio. Ah. Sì. E allora, se arrivi a metà o peggio, vale poco o niente. Se invece vincevi valeva tre volte di più, per dire. Ecco, poi andiamo in pubblicità, però questa cosa va raccontata, amici di GoKart TV. Pensate che a un Gran Premio di Hong Kong, Jorn Ase aveva rotto il motore il sabato e quindi la domenica insomma doveva rodare, non poteva fare la gara. La notte gli hanno rifatto il motore, il mattino all'alba sono andati in un piazzale a Hong Kong a rodare. Oggi sarebbe fantascienza questo. Poi ha vinto. E ha vinto, poi, naturalmente, poi ha vinto. Beh, complimenti. Io direi di andare un po' in pubblicità e poi continueremo a parlarvi delle premiazioni di ASI GoKart Show 2017. Ecco Giorgio, la domenica avete celebrato come da tradizione delle premiazioni veramente fantastiche da Formula 1, anzi da Coppa dei Campioni. Ecco, visto che la competizione non è agonistica, ci vuoi dire come avete premiato i vostri piloti? Qual è stata la meritocrazia? Beh, qui entra in azione la nostra commissione tecnica, perché dal venerdì fino alla domenica mattina i tre commissari tecnici, Proni, Parrilla e Gorini, esaminano, dopo averli punzonati, tutti i kart presenti e si fermano a valutare per le premiazioni quelli meglio conservati, quelli meglio restaurati e quelli che rappresentano maggiormente il modello nel momento in cui è stato costruito, perché abbiamo da fare delle differenze tra i telai e i motori. Succedeva che lo stesso telaio poteva montare
due motori, cioè il telaio era di una marca e il motore di un altro, quindi ci sono delle condizioni in cui arrivano dei car che sono esattamente quelli che erano stati costruiti in quella maniera, c'è questo accoppiamento, per cui questi vengono favoriti e premiati, ma credo che comunque premiamo quasi tutti, perché abbiamo avuto, come hai detto tu, una premiazione assolutamente ricca e quindi penso che ci siano pochi che vanno via da Jesolo senza essere contenti di portarsi a casa una coppa. Ecco, noi a tal proposito abbiamo intervistato alcuni dei vincitori, che tra l'altro la prevalenza, come sentirete, è essere straniera. Sentiamo. Hi, I'm Steve Cowell from England. I'm here with the 26 British people, I think, with 24 carts. For fourth time I've been. Fabulous event yet again. The track is absolutely amazing. Bonjour, Joël Pointel de Retrocart France, je suis le secrétaire. Retrocart France, donc la France a été représentée à Jesolo dans le cadre de la Coppa dei Campioni. Nous avions 16 pilotes dans différentes classes et donc nous avons participé à cet événement qui s'est déroulé du vendredi 19 après, en début d'après-midi jusqu'à maintenant dimanche 21. Hello, I'm Peter Hirman from Czech Republic and I am here for the fifth time and I like the meeting at Pista Azura track so much because the karting starts in Italy and the karting in Italy is the best. Io invece vorrei chiedere a Jorn di farci un bilancio su ASI Go Kart Show 2017. Diciamo che è stato bellissimo, cioè adesso siamo giunto al sesto. Ogni anno è sempre di più, sicuramente nei anno prossimo, ma nel futuro diventa sempre più importante, più bello, più ricco, perché c'è all'inizio, certo, cosa è questo Coppa di Campione, Revival, eccetera. Si vuole dei anni e da anno in anno diventa più una cosa grande, anche perché chi ha avuto da fare con il kart da sempre, chi non si ricorda con grande piacere Jesolo, pista, paese, allora si faceva la parata in paese lungo la strada, così tutti i piloti. Questa è una cosa bellissima. Infatti, prima dietro le quinte ne parlavo con Giorgio. Infatti, Giorgio, una delle grandi novità, probabilmente 2018 per ASI Go Kart Show, sarà quella di coinvolgere di più la città di Jesolo. E infatti, vorreste organizzare anche voi una parata come si faceva negli anni 80. Sì, esattamente quello che ha detto Jorn, fa parte della storia la parata e cerchiamo di rievocare anche questa, naturalmente con l'aiuto intanto della famiglia Calzavara, che sono i proprietari della pista di Jesolo, e poi di lì con le autorità comunali per vedere se possiamo avere i permessi. E oltre a questo pensavo che sarebbe interessante, sempre che ASI condivida, di usufruire dell'evento per chiamare anche gli attuali costruttori di go-kart che possono esporre i kart attuali e che magari possono dare la possibilità di fare dei test drive sulla pista, naturalmente senza nessun rilevamento, eccetera, eccetera. Quindi questo penso che possa interessare ancora di più. È un programma che va definito, ma comunque sarà il prossimo anno a maggio, la prossima edizione, quindi abbiamo davanti un po' di tempo per definirlo al meglio. Benissimo, asifed.it per avere tutte le informazioni, oppure vi potete collegare sul sito internet anche dell'ASE, perché naturalmente ASE poi, una volta smesso di correre, si è messo a costruire telai vincenti. Ludo, è tutta per questa puntata, è stata veramente bella. Io voglio ringraziare i nostri ospiti partendo da Giorgio Formini, capofila di ASI Kart Group. Grazie Giorgio. Solamente grazie, alla prossima. Grazie mille Jorn per anche le tue testimonianze, sicuramente oggi il mondo del karting ti ringrazierà da casa. È stato un piacere, un grande piacere. Voi non cambiate canale perché tra qualche secondo la 12ª puntata 2017 di Rally Dreamer.